Pop Sofia, Rocca Costanza, seconda giornata. Non perdiamo ulteriore tempo, quest'anno non abbiamo fatto davvero i conti con il sole che invade questo splendido chiostro interno di Rocca Costanza, ma vi ringraziamo per la pazienza. Iniziamo subito questa rassegna che vedrà quattro incontri, o meglio quattro scontri tra personalità della filosofia italiana che pensano la filosofia, che pensano il tema del 2014, nostalgia del presente, in modo completamente diverso. Quindi ci confronteremo e scontreremo con posizioni discordanti. Per questo vi raccomanderei fin da subito di pensare a delle domande, a degli sms da lasciarci per interrogare i nostri ospiti. Ma bando alle ciance, presentiamo subito le due personalità della filosofia italiana di questo pomeriggio. Iniziamo con uno dei più giovani filosofi italiani, insegna già al San Raffaele di Milano, è noto sicuramente a questa platea, ha pubblicato numerosissimi libri che sono diventati dei best seller e vedrete che ha una visione della filosofia che probabilmente si scontrerà con quella della pop filosofia che avete ascoltato anche ieri sera. Chiamiamo subito sul palco Diego Fusaro. Il secondo ospite di questa giornata, probabilmente già lo conoscete, è stato a Pesaro anche l'anno scorso, è un amico, anzi un ideatore di questo festival, insieme a noi ha partecipato alla nascita e alla teorizzazione della pop filosofia, alla quale ha dedicato numerosissimi libri, è in edicola con un romanzo pop filosofico, quindi addirittura stravolgendo il genere del saggio. Chiamiamo subito Simone Regazzoni. Non so se avete letto i giornali di questi giorni, sono usciti articoli violenti sul ring che dovrebbe avere come scena questo palcoscenico. Ovviamente solo io sono in tenuta adatta come arbitro, voi avete sbagliato il costume di scena. Ma iniziamo subito con un dialogo a due voci e direi di partire, Simone, con il tema che abbiamo scelto quest'anno, nostalgia del presente, questo ossimoro contraddittorio che associa il sentimento della nostalgia a un oggetto che dovremmo avere tra le mani, cioè il presente. Ieri Massimo Recalcati, Umberto Curi, Salvatore Natoli si sono confrontati su questo palco con il tema e hanno offerto anche una definizione di filosofia modificata dal tema nostalgia del presente. Sicuramente la nostalgia del presente si rivolge alla tradizione della filosofia, all'ascito della filosofia che nostalgicamente guardiamo, ma anche all'attualità di questa disciplina. Noi tentiamo di farlo, di sviscerarlo con queste giornate dedicate alla pop filosofia, all'attualità contemporaneità di questa disciplina. Allora, che cosa si intende per nostalgia del presente in riferimento al pensiero filosofico odierno? Intanto buonasera a tutti e grazie per questo nuovo invito a Pop Sofia. Questo per me è il secondo anno a Pesaro e il quarto all'interno di questa cornice, il che per me significa anche un momento di bilancio che proprio nella cifra della nostalgia del presente, a mio avviso, può produrre alcuni effetti di rilancio. Perché ieri è vero, Curi, Recalcati, hanno declinato a loro modo la nostalgia del presente connettendola alla questione della filosofia. Perché è evidente che la pop filosofia si può perfettamente declinare all'interno della cornice di una certa nostalgia del presente, che di nuovo ha la forma quasi di un ossimoro, non si può avere nostalgia del presente, si ha la nostalgia di qualcosa che è passato. E tuttavia si può guardare al presente, posto che esista, con una certa nostalgia, facendosi assillare dagli spettri di un passato che non sembrano esorcizzabili. Ieri sera Curi ricordava pop filosofia al fondo è presente e al contempo classica. È presente e fa lavorare nel presente, fa scavare nel presente la nostalgia di un passato che è ancora lì. L'origine della filosofia socratico-platonica nella piazza. Ecco, io proverei un po' a sovvertire questo tema per poi ricollegarmi a un'altra questione sollevata da Recalcati.
credo che sia il momento per la pop filosofia di porsi la domanda di che cosa voglia fare da grande. E se si pone questa domanda, deve anche in qualche modo ripensare la questione della nostalgia, deve resistere in qualche modo a un certo tono nostalgico adottato dalla pop filosofia, come strategia di legittimazione che arriva a dire: la pop filosofia è qualcosa che non può far paura perché al fondo è classica, perché al fondo la faceva già Socrate. Bene, dopo 4 anni questa sorta di narrazione strategica che pur ha funzionato, a mio avviso, non la possiamo più raccontare. Se oggi c'è qualcosa che la filosofia ha in potenza come capacità di produrre un avvenire, è una rottura con questo tono nostalgico e una rideclinazione, ancor più paradossale se vogliamo, della nostalgia come nostalgia di un avvenire radicale che produce un'innovazione inaudita. Ecco una cifra per me della pop filosofia. E poi proverò a declinarla in termini più specifici in che modo può lavorare con la nostalgia. Pop filosofia è oggi un pensiero che ha il coraggio dell'innovazione inaudita, dirompente. Il che significa che si tratta di un'innovazione che rompe con quello che Recalcati diceva ieri qui. L'innovazione è una piega dello stesso. No, di quel tipo di innovazione non abbiamo bisogno. È troppo rassicurante. È già neutralizzata prima che arrivi, perché è già buona. La possiamo già valutare prima che arrivi, è un'innovazione a cui possiamo dire sì senza esporsi a nessun rischio. Il rischio per la pop filosofia oggi è che diventi troppo rassicurante, che vi rassicuri troppo in questo discorso che al limite può scadere nel pedagogico. Adesso vi spieghiamo in modo un poco più semplice, smussando negli angoli, cosa fa la filosofia e magari sarete un po' più felici, in amore come nella vita. No, la pop filosofia è qui per disturbarvi. Per fare delle catastrofi, se volete, delle vostre storie d'amore. Non c'è storia d'amore degna di questo nome senza una certa catastrofe. E questo arriva se si produce un'innovazione radicale. A me veniva una reverie pop, in questo senso, un'immagine. Bion, uno psicanalista, diceva che si pensa con le reverie, con delle immagini che ci facciamo. Oggi il cinema è una grande macchina di reverie collettiva. Ebbene, c'è un film ultra pop che è un film di Emmerich dove c'è Godzilla, il Godzilla di Emmerich, dove c'è un pescatore su un molo con la sua canna a Manhattan in un giorno di pioggia che sta tentando di prendere all'amo qualche pesce. Qualcuno potrebbe evocare il sofista platonico che parla della pesca con la canna. A bocca Godzilla, un mostro che arriverà a distruggere la città. Ebbene, la pop filosofia deve avere il gusto dell'innovazione radicale che non può che presentarsi nella dimensione del mostruoso. Non può essere rassicurante, deve venire a destabilizzare un apparato, che sia l'accademia e che sia un certo discorso intellettuale. In questo senso il filosofo o il pop filosofo non ha nulla a che fare con l'intellettuale che si muove in un universo simbolico già costituito. È qualcuno che fa uno scarto in questo, apre a un'innovazione radicale. Questa innovazione, appunto, può avere qualche cosa di mostruoso. E allora come interpretarle? Arrivo alla risposta in termini di nostalgia del presente. Ebbene, da un lato mi verrebbe da dire il sequel. Il sequel è qualcosa che potrebbe essere la traduzione del termine, adesso è il primo pugno a Fusaro, del termine hegeliano Aufhebung. Il sequel è Aufhebung. In questo senso la nostalgia del presente come pop filosofia in questo momento dovrebbe essere una Aufhebung in termini di sequel. Dopo questi 4 anni un passo avanti e una rottura con quello che cominciava a diventare una normalizzazione della pop sofia. Ma di più dovremmo utilizzare un altro stilema presente nel cinema blockbuster americano che ha prodotto grandissima innovazione, che è il reboot. Quando Nolan prende la grande saga di Batman e gli dà un nuovo inizio, cominciando appunto con Batman Begin, fa qualche cosa di assolutamente nuovo, inedito, e al contempo che si fa carico, ma non in modo nostalgico, del passato. C'è una nostalgia, è evidente, perché il Batman è una ripresa, ma una ripresa che rade al suolo tutto quello che c'era prima. Ecco un'innovazione, un altro modo di concepire la pop filosofia come nostalgia del presente. Capacità di produrre un'innovazione radicale facendo tabula rasa di quello che c'era prima, ma una tabula rasa che ha forza di rammemorare, che rilancia qualche cosa. Pop filosofia oggi è questo reboot. Non può essere altro. Se non si prende questo rischio, alla fine rischia di ricadere o, e poi chiudo, nella normalizzazione o in un altro fenomeno che prende campo, che è una delle faglie sismiche della pop filosofia che ha scosso l'apparato accademico filosofico, vale a dire una forma di critica della cultura di massa.
Se c'è qualcosa di cui dobbiamo imparare a fare a meno è la critica. Contro tutta la retorica per cui la filosofia dovrebbe insegnare lo spirito critico. Non si può più criticare. Se c'è una posizione ideologica oggi, nel senso marxiano del termine, è la posizione critica. Perché non possiamo più operare una critica? Perché non c'è più uno spazio fuori dal multiverso in cui viviamo, che è un sistema ad alta complessità fatto di discorsi, di immagini, di media differenti, di soggetti che articolano le proprie narrazioni. Non c'è più uno spazio al di fuori in cui il filosofo si può porre e con un certo distacco operare la critica. Non c'è un punto di verità che possa disarticolare. Compito del filosofo, meglio del pop filosofo, è immergersi in questo flusso di discorsi e lavorarci. Lavorarci riarticolandoli per produrre innovazione. Con la critica bisogna farla finita. In questo senso, e chiudo lasciando poi la parola a Diego, oggi il discorso marxiano, che è il discorso di critica per eccellenza, è il discorso che funziona magnificamente come formula perfetta di marketing filosofico, ma non di più. Grazie. Con quest'ultima battuta distruttiva di Simone Regazzoni io ti do la parola. Ovviamente sono molte le suggestioni nascoste in questo primo intervento. Innanzitutto, come il filosofo oggi si confronta con la tradizione. Il tuo libro, Bentornato Marx, già dal titolo fa capire che ripescare dalla tradizione è una necessità per te e non così un accessorio, ma altra suggestione, mi sembra, del discorso di Simone Regazzoni è il confronto o incontro con la società di massa. Dice Simone, non esiste uno spazio esterno. Beh, questa forse è la domanda e l'inquietudine che andrebbe un po' sciolta, ma ti lascio subito la parola. Sì, partirei dalla definizione del nostro incontro, nostalgia del presente, perché è una espressione che effettivamente induce a pensare ed è molto efficace. Come tutte le espressioni ben pensate, ti induce a riflettere criticamente, utilizzo già un avverbio che Simone contesterebbe alla luce di quanto ha detto poc'anzi, ma comunque è una espressione che ti induce a pensare, ti induce a riflettere se non vi sia un paradosso racchiuso in questa espressione, come può esservi nostalgia di qualcosa che c'è ancora e di cui siamo abitatori. È un'espressione che dal mio punto di vista può essere declinata in due sensi, che così compendierei. Da un certo punto di vista non può e non deve esserci nostalgia del presente, se il presente di cui siamo abitatori coatti oggi è quello della società di massa, della società reificata, della società totalmente amministrata, della società del controllo, della società dell'assolutismo monoteistico del mercato. Di questo presente non può esservi nostalgia e anzi bisogna il più possibile sforzarsi per andare oltre, per compiere hegelianamente l'aufhebung prima rievocata, che io più che ai film applico alla realtà sociale e politica, in ciò seguendo i maestri Hegel e Marx. Da questo punto di vista nessuna nostalgia del presente, anzi siamo in lotta con il presente. Mi piace a questo proposito citare i versi bellissimi del poeta Grillparzer: se il mio tempo mi vuole avversare, io lo lascio fare tranquillamente. Io vengo da altri tempi e in altri spero di andare. Quindi presente come epoca della compiuta peccaminosità, presente come epoca del regno animale dello spirito. Da un altro punto di vista, tuttavia, mi sento di sostenere che può esservi una feconda nostalgia del presente, aggiungendo però una specificazione, nostalgia del presente come storia, alludendo con questa espressione al fatto che da 30 anni a questa parte gli abitatori della società occidentale hanno cessato di pensare il presente come storia e lo vivono invece come un destino intrascendibile. Io ho parlato altrove di presente onnipresente, l'eterno presente. Siamo abitatori di una forma sociale che prima, nella storia occidentale, non ha più la rappresentabilità del futuro. Vive semplicemente proiettata in un eterno presente che si fa tal punto intrusivo da colonizzare anche le regioni del futuro. Non riusciamo più a progettare futuri alternativi rispetto al presente che si fa appunto eterno, si dilata fino a dominare l'orizzonte futuro anche. Ed è appunto del presente come storia che dobbiamo avere nostalgia oggi.
Presente come storia significa pensare il presente non come un destino ineluttabile, intrasformabile, destinato a permanere eternamente appunto su tutto il giro d'orizzonte, ma significa tornare a pensare il presente come un momento situato nella sequenza storica e quindi come passibile di trasformazione e di superamento. Questo appunto contro il dogma dominante della società di massa di ordine neoliberale che assolutizza il presente totalmente reificato non come il migliore dei mondi possibili ma come il solo possibile, annullando la pensabilità di futuri alternativi e perciò stesso congedando le armi della critica. Di questo presente abbiamo nostalgia, ma dire che abbiamo nostalgia del presente come storia, capite bene, significa perciò stesso dire che abbiamo nostalgia del futuro. Nostalgia del presente come storia significa avere nostalgia del futuro di cui siamo stati espropriati. Diceva Paul Valéry, il guaio del nostro tempo è che non c'è più il futuro di una volta. Ecco, questo è l'orizzonte tragico in cui siamo proiettati. Per quel che riguarda la società di massa, io propongo una tesi diametralmente opposta a quella prospettata da Simone. Io penso che oggi ci sia più che mai bisogno di critica, di una critica radicale della società di massa, e penso anzi che se mi chiedessero di delineare quali debbono essere i tratti portanti di una pop filosofia, e mi scuserete se io gramscianamente preferisco parlare di filosofia nazional popolare, utilizzando appunto l'espressione gramsciana, nell'idea di far diventare la filosofia non filosofia delle masse in quanto tali, ma sentire comune di tutti gli uomini che abbiano uno spirito critico e si interroghino radicalmente sul mondo di cui sono abitatori. La filosofia deve diventare senso comune, deve cioè essere qualcosa di sentito e di vissuto da tutti e non deve appunto produrre quell'elitarismo astratto del filosofo che sta nella turris eburnea dell'accademia isolato dal resto del mondo. Ebbene, se questo è il compito della filosofia, farsi popolare, essa deve perciò stesso esercitare una critica della società di massa. Ha ragione da un certo punto di vista Simone quando dice che non vi è uno sguardo esterno rispetto a questo. Ma proprio in ciò si deve giocare l'arma decisiva della critica, nella negazione della totalità. Il tutto è falso, diceva Adorno. Il tutto è falso, cioè la falsità del tutto rispetto alla quale non vi sono verità altre da proporre rispetto alla falsità del tutto, ma la verità sta appunto nel negare quel tutto che si pretende come vero. Questo è l'esempio formidabile, secondo me, di cui ci ha dato testimonianza la scuola di Francoforte, ad esempio, che esercita anch'essa, se così possiamo dire, una forma di pop filosofia da un certo punto di vista. Quando Adorno e Horkheimer, nelle pagine dell'industria culturale, della dialettica dell'illuminismo, portano l'esempio di Paperino, stanno portando un esempio che credo possa a tutti gli effetti iscriversi in una dimensione pop, come si direbbe. Perché appunto Paperino, dicono Adorno e Horkheimer, che prende ogni giorno un sacco di botte e non di meno continua ad andare avanti nella società che quotidianamente mortifica ogni sua aspirazione di riconoscimento, che quotidianamente risponde in termini di mazzate rispetto alle sue richieste di riconoscimento e non di meno lui continua ad andare avanti, è l'esempio, dicevano Adorno e Horkheimer, dell'ideologia suadente, onnipervasiva, capillare che l'ideologia del mercato continuamente ci propina al fine di renderci cultori ignari della nostra stessa servitù. Ora io credo che la pop filosofia, che preferisco chiamare filosofia nazional popolare, come dicevo, debba anzitutto criticare le immagini e se stesse popolari della cultura di massa, mostrando come esse non siano appunto anodine rappresentazioni prive di una carica ideologica, ma siano invece veicoli fondamentali della società stessa di massa che continuamente mira a ripetere, in modo da ottundere le nostre coscienze, è chiaro, a ripetere continuamente la stessa frase, lo stesso ritornello. Questa in cui viviamo è la società unica, la sola società possibile, quella che è sempre stata, che è e che sarà anche in futuro. In questo senso appunto mi ricongiungo a quello che dicevo in partenza, occorre ritornare a pensare il presente come storia aperta strutturalmente sul futuro. Per cui io credo che ripartire da Marx, per riprendere quello che diceva Simone prima, sia il gesto fondamentale della critica. E ce lo suggerisce implicitamente l'ideologia dominante.
la quale ideologia dominante non sbaglia mai nell'individuare i suoi nemici. Il fatto che continuamente ci dica che Marx è superato, che Marx va bene come brand pubblicitario, che Marx va bene come teorico della globalizzazione, che Marx è un ferro vecchio, è la prova provata del fatto che Marx è il vero punto di partenza di ogni progetto che non voglia compiere una resa rispetto all'esistente. Per cui condivido fino in parte quello che si diceva, ma chiaramente porto avanti un'altra prospettiva. Io non tiro cazzotti, come prima si diceva, io penso che il dialogo filosofico, anche dove sia molto radicale, molto appassionato, sia sempre un dialogo fra amici, sia sempre un dialogo fra amici, così come diceva Heidegger peraltro nella lettera sull'umanismo. Si dialoga fra amici perché anche quando ci si confuta si appartiene al medesimo, cioè al movimento dialogico di avvicinamento alla verità. Per cui da questo punto di vista, come si dice nel Gorgia platonico, appartengo a quel genere di uomini che prova più soddisfazione nell'essere confutato che nel confutare. Compito da Valletta. Volete porre una domanda? Prendete il cellulare dalla borsa e scrivete questo numero: 334-3100-999. 334-3100-999. Una postilla su Paperino, perché secondo me è il punto sintomale del discorso tuo e della critica. È vero, Adorno e Horkheimer in Dialettica dell'Illuminismo a un certo punto citano Paperino e danno questa lettura critica che io ho sempre trovato davvero ineffabile. Dicono che Walt Disney e Paperino è pericoloso perché indurrebbe nello spettatore l'abitudine a subire le vessazioni dei padroni senza protestare. Questa è la loro lettura di un fenomeno di cultura di massa come Topolino. Fondamentalmente. Ora, questo che può sembrare il discorso folle così di un filosofo che non riesce a entrare in contatto con la cultura di massa, è in realtà qualcosa che ha provocato la censura di un altro movimento, diciamo di qualcuno che era vicino alla scuola di Francoforte ma non si è mai fatto riappropriare, cioè di Benjamin. Benjamin, in quegli stessi anni o poco prima, scriveva cose diametralmente opposte su Topolino, che Adorno con le sue lettere tentava di censurare. Ora finalmente abbiamo recuperato tutte le versioni dell'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, ma nel manoscritto originale c'era un capitolo dedicato a Mickey Mouse e Benjamin, secondo me molto più lucido dei francofortesi, il cui problema ultimo era dire che Paperino è pericoloso perché se lo leggi diventi qualcuno che ama subire senza protestare, colse come la cultura di massa invece aveva una capacità di produzione di idee e scrivevano di vaccinazione psichica che opere di avanguardia non erano riuscite a fare perché troppo elitarie. E Benjamin dice, e poi la parte è stata fatta tagliare, e poi ricompare in altre versioni, Walt Disney e Chaplin in quegli anni sono quanto di più artistico ci sia e producono una vaccinazione nelle masse, ma una vaccinazione di tipo positivo. C'era qualcun altro in quegli anni, ed era Eisenstein, il regista russo, che andò negli Stati Uniti e si fa fotografare dando la mano a una gigantografia di Mickey Mouse dicendo: questa è l'opera d'arte più alta della cultura americana. Ora, il mio dubbio è, ma dobbiamo davvero tornare ai due francofortesi e far dire che la filosofia dovrebbe avere come compito quella di difenderci da Walt Disney perché in pratica ci instupidisce, discorso mid-cult che sentirete fare a tutti gli accademici un po' attempati che non sanno nulla di cultura di massa, oppure sulla scia di Benjamin, che fu il primo ma non il solo, tratta di dire questo universo produce un'innovazione di idee tale per cui l'idea di totalità che tu dici non esiste. La nostra è la prima società senza totalità, cioè non si lascia ricondurre ad uno, perché è un sistema ad alta complessità non mappabile. Non mappabile perché, basterebbe rivedersi Lyotard cosa diceva nel postmoderno, non c'è più un discorso che sussuma in un orizzonte di senso tutto ciò che accade. L'etichetta neoliberismo, che in realtà è vuota e contestata da marxisti stessi, è qualche cosa che ci dice della difficoltà di concepire la prima società democratica di massa plurivoca. Questo non significa che non ponga dei problemi, ma che non si presenta come totalità.
Un discorso di tipo totalizzante è quello di una narrazione storica come il comunismo che pretende vi sia un senso della storia, vi sia una parusia in cui si sedimenta un discorso teologico messianico. Non a caso tu parlavi a un certo punto di peccato. È indubbio che chi guarda dalla tua prospettiva veda il nostro orizzonte storico come decadenza, peccaminosità e altro. Ma Benjamin diceva non esistono epoche di decadenza. Cioè non abbiamo più, non lo abbiamo più perché non siamo più in quella situazione, la possibilità di pensare una storia che procede verso un senso. Questo ci può far sentire smarriti, ma non è il male. È l'apertura a qualcosa di diverso dal futuro. Non ce ne importa niente del futuro, dobbiamo dirlo. Il futuro è legato a un progetto che sviluppa una potenza e la realizza. È un passaggio dalla potenza all'atto. Ci deve interessare, lo diceva Derrida, l'avvenire. Noi siamo la prima società che deve misurarsi con l'avvenire, non avere nostalgia del futuro. Cioè noi non possiamo più progettare tutto che è in una logica della totalità. Dobbiamo prepararci ad avere il coraggio di esporci a eventi inediti che arrivano e producono innovazione. Ed è innegabile che la nostra società sia quella che più produce innovazione ed eventi. E molto spesso siamo impreparati ad accoglierci, ad accoglierli. Ma a me pare che il pensiero critico, che pensa in termini di totalità e di critica del presente come fosse il male stesso, non si prepara all'avvenire, ma si rifugia in questo cantuccio del futuro che è il tentativo, un po' a mio avviso infantile, di dire riconduciamo tutta la semplicità, facciamo un progetto e orientiamolo in quel modo. La storia andrà altrove, è già andata altrove. O ci mettiamo nella disponibilità di entrare in consonanza con un movimento storico di questo tipo, o resistergli in qualche modo non produrrà nulla. A mio avviso ripropone un discorso di tipo ideologico, in questo senso marxiano. Cioè totalmente distaccato dalla realtà e anzi la sua inversione che non ci permette di entrare nella Wirklichkeit, per dirla con un termine, cioè nel movimento reale della storia. Il movimento reale della storia oggi non è né uno, né dettato da qualcuno, da un progetto generale, e in questo movimento la cultura di massa è cultura di emancipazione e di innovazione. Quindi dico, non diciamo più che Paperino, per usare l'esempio, è qualcosa di diseducativo che dobbiamo criticare. Interagiamo, pensiamo con Paperino, seguendo la lezione di Benjamin. Allora, sono già arrivate delle domande per gettare la palla a Diego Fusaro. Innanzitutto sono felicissima che a Pop Sofia Paperino e Topolino possano diventare esempi attraverso i quali far emergere due visioni contrapposte della filosofia e del presente. Ma chiusa la parentesi. Sono arrivate delle domande che fanno un po' riferimento alla questione dei rischi che sono stati evocati, sia da Simone Regazzoni che da Diego Fusaro. Da un lato il rischio della mercificazione. Simone Regazzoni concludeva il suo l'intervento precedente accusando Diego Fusaro di in realtà far parte di un marketing filosofico, no, legando le sue posizioni. Le domande che arrivano fanno invece il riferimento opposto al rischio che la pop sofia, la pop filosofia, così come la intende Simone Regazzoni, possa essere un altro marketing e merce filosofica. Quindi per dopo la domanda è anche per te. Per Diego Fusaro un'altra domanda che fa riferimento al capitalismo. La domanda esattamente dice: il capitalismo è il futuro o il passato? Ti lascio la parola per la replica. Beh, questa è la domanda delle domande, ma prenderei spunto dalle interessanti suggestioni sviluppate da Simone poc'anzi nel suo intervento. Ve ne sono molte, mi limiterò a riprenderne alcune. Quando Adorno e Horkheimer scrivevano quelle pagine, ci stavano allertando e continuano ad allertarci rispetto a un uso acritico e riflesso della cultura di massa. Io non credo che stiano in quelle pagine dicendo un rigetto totale della cultura di massa in quanto tale. Stanno piuttosto risvegliando la coscienza critica rispetto a un fenomeno che, con buona pace di quello che diceva Simone, si sta sviluppando oggi più di ieri, che è il fenomeno della reificazione e dell'alienazione delle coscienze. Cioè il fatto che stiamo di fronte ai fenomeni di una cultura di massa che in realtà di massa ha solo la fruizione perché è artatamente gestita altrove, non dalle masse, che serve esattamente a instillare nelle nostre coscienze il principio dell'obbedienza e della servitù volontaria. Con questo non voglio ovviamente dire che non bisogna leggere Topolino o Paperino, dei quali peraltro sono lettore. Intendo semplicemente sostenere che ci vuole uno sguardo critico
critico su queste realtà. Vedere, cioè l'aspetto per me interessante, almeno di una pop filosofia, è analizzare con le armi della critica quei fenomeni come Topolino e Paperino che, se visti in maniera ingenua, come se fossero avvalutativi e neutri, ci indurrebbero a perdere di vista il problema sociale e politico che sta dietro anche a queste immagini. Pensare che siano prodotti di una cultura senza tempo, senza storia, senza connotazione politica, significa inseguire quel folle sogno che certa scienza contemporanea insegue, che è quello dello sguardo da nessun luogo, no? Come se fosse possibile uno sguardo oggettivo sulla realtà, valutativo, non situato politicamente e socialmente. Con questo intendo appunto ripetere l'esigenza di uno sguardo spietatamente critico rispetto alle logiche del presente, e che non ha nulla a che fare essenzialmente con una nostalgia del passato, per richiamare l'altra dimensione temporale che finora non era stata evocata, ma che semmai ha come oggetto di riflessione critica il presente e il futuro. A me non me ne può importare di meno di Marx legato all'Ottocento, o me ne può importare in riferimento a una erudizione filologica personale. A me interessa far interagire gli autori, i pensieri, le correnti con il presente e quindi con le costellazioni sociopolitiche nelle quali siamo situate. Adorno e Horkheimer hanno ancora qualcosa da insegnarci in questo senso oppure no? Io credo di sì, che abbiano oggi molto più da insegnarci di ieri, paradossalmente. Prima Simone ha detto che manca oggi una totalità. Io invece non vedo una totalità così realizzata come oggi in nessun'altra epoca della storia umana. I cosiddetti totalitarismi del passato erano dei totalitarismi da dilettanti rispetto a quello odierno. Tant'è che dovevano mandare puntualmente a morte, ad Auschwitz o nei Gulag, i dissidenti. Oggi invece il totalitarismo è a tal punto flessibile e onnipervasivo, morbido e panoptico, che riesce a sorvegliare i nostri pensieri, si è impadronito delle coscienze e può lasciare liberi i corpi. Quindi la democrazia è peggio del nazismo? Perché? Non sto dicendo questo, sto leggendo la democrazia e il nazismo in democrazia odierna, non quella di Pericle. No, la nostra. La democrazia odierna è più subdola del nazismo. Quindi perché è più pericolosa? Beh, è molto più pericolosa. Quindi perché... Peggio. Ma se posso argomentare, no. Se entriamo nella logica televisiva, no, mi sembra di essere al talk show televisivo in cui... No, questo è il dibattito socratico che prevede i pugni, anche non il dialogo. Socrate a un certo punto dice che ha ricevuto un destro, io rimango socratico in quel senso. Bene, ora ho ricevuto il destro, posso porgo l'altra guancia, ma rispondo se mi è consentito. Vai. No, dico questo, che il nazismo, deplorevole finché si vuole, era una forma di violenza chiaramente visibile, che esercitava in maniera aperta, totale appunto, la propria violenza, rendendola visibile. La società dei consumi odierna esercita una violenza subdola, invisibile, che si finge libera. Ma non sto dicendo nulla di nuovo, badate, cioè già Pasolini aveva detto chiaramente queste cose nel passato, appunto, quando diceva che nessun centralismo di tipo fascista o nazista era riuscito a fare ciò che faceva la società dei consumi. Con questo ovviamente non significa riabilitare il nazismo o il comunismo storico novecentesco, ma significa, dal mio punto di vista, almeno evitare la posizione di comodo di certi intellettuali alla moda che utilizzano nevroticamente il passato del comunismo e del nazismo per assolutizzare, glorificare e santificare la società presente innalzata migliore dei mondi possibili. Io penso che la critica oggi debba esercitarsi in tutte le direzioni, criticando indubbiamente il nazismo, le forme degenerate di comunismo novecentesco e a maggior ragione il nemico che abbiamo di fronte, che non è più il nazismo, non è più il comunismo nelle sue forme polpottiane, ma è la democrazia di massa, id est la società capitalistica. Ragion per cui, dico una cosa che ripeto sempre ad abbondanza, l'odierno antifascismo in assenza di fascismo, proprio come l'anticomunismo in assenza di comunismo, servono solo come alibi per rendere invisibile la contraddizione del nostro tempo, che è il nesso di forza capitalistico con le sue patologie connesse, dall'alienazione al classismo, allo sfruttamento, alla violenza economica, che oggi sta facendo la peggiore mostra di sé.
Come sapete, peraltro aggiungo questo, è curioso il fatto che ci sia come inno dell'Europa, discusso in questi giorni, l'inno alla gioia di Beethoven, no? Questo l'hanno detto la peggiore destra europea, che è una cosa brutta. Ma guarda, ricordiamolo, en passant. La fonte non incide la verità di un sulla verità. La fonte incide, perché se pensi che una verità sia indisincarnata e eterna, la fonte non incide. Posso finire il discorso? Poi ti cedo la parola. Perché è molto spiacevole essere interrotti mentre si parla, come sai, perché rimanda davvero ai dibattiti di talk show televisivo. Il dialogo platonico dovresti frequentarlo di più, è pieno di interruzioni, di interruzioni, Diego. Ma poi si discute, non si toglie la parola. No, si interrompe, Socrate interrompe. Ho capito, però lascia anche parlare talvolta. Sì, vai. Sennò... Io come arbitro non dico solo questo, se posso dire, solo chiudo su questa cosa dell'inno alla gioia e poi ti do la parola e non ti interromperò, promesso. Interrompi. No, io voglio ascoltare fino in fondo ciò che hai da dire e poi replico eventualmente, dandoti il mio accordo laddove sono d'accordo. Questa è una posizione tipicamente liberale, sei molto liberale su questo. E in questo sono liberale, benissimo. A questo dovresti reagire con la forza. Ma no, la filosofia è dialogica proprio perché sta a sentire l'altro, poiché non c'entra nulla liberale o non liberale, perché sennò Socrate diventa liberale, Platone diventa... cioè questo è un gioco delle parti che non c'entra. Chiudo sulla cosa dell'inno alla gioia come inno europeo, che mi faceva venire irresistibilmente in mente Arancia Meccanica, no? Mentre vanno le sinfonie beethoveniane si perpetrano i peggiori crimini di ogni tipo, che è una violenza di tipo economico, quella odierna. Ora, se uno vuole fare l'apologia della società, anzi io riconosco, faccio un elogio di Simone Regazzoni, io stimo moltissimo Simone Regazzoni per il fatto che ha la coerenza di... sostenere apertamente i crimini del sistema neoliberale di cui siamo oggi abitatori, e questa è una coerenza che pochi hanno nel rivendicare, non nel dire questo mondo è imperfetto, è osceno, è tutto, ma comunque è il solo possibile. No, lui rivendica apertamente la bontà di questo mondo, per cui è... No, io rivendico, ha ragione, io rivendo il crimine della società liberale, come ad esempio lasciare la libertà di parola a Diego, ad altri. Il punto è questo, però non si può avere la posizione comoda, radical chic, per cui la democrazia nostra è quasi peggio del nazismo e puoi usufruire di tutte le libertà, i diritti, i piaceri, le vesti, le merci di questo sistema. Io trovo di una falsità ideologica pericolosa questo discorso e non ci sto a non farmi rispondere alla domanda quando qualcuno mi dice, che è un classico topos filosofico usuratissimo sulla democrazia totalitaria, che in fondo la democrazia è più subdola e più pericolosa del nazismo. Allora la risposta seria alla domanda è: quindi per te la democrazia in cui vivi oggi, che ti lascia dire qua queste cose, è peggio o no nel nazismo? Perché mi devi rispondere. Se mi dici è peggio, te ne assumi la responsabilità. Se mi dici nonostante tutto, tuttavia, io scelgo e preferisco questa pur nella posizione critica, allora io ti posso anche stare a sentire. È un punto di rimente. La domanda che ti facevo è questa, perché altrimenti si sfugge sempre su questo tipo di analisi. Questo non significa l'assenso a tutto, significa avere un tipo di prospettiva che mi permette di dire, senza per questo sottoscrivere tutto, opto, se mi si trova a dover scegliere, per la democrazia liberale e non per il nazismo. Dico che per quanto abbia delle pecche, comunque non ha nulla a che fare con l'orizzonte totalitario del nazismo, altrimenti poi uno si trova nella posizione scomoda di qualcuno che dice beh comunque in fondo sto riabilitando già anche l'altro dicendo che questo forse è peggio. Quindi la risposta, se me la vuoi dare, ti chiedo: tu, se devi scegliere opzione democrazia liberale in cui vivi o nazismo, mi sai dire che questo è un mondo comunque migliore dal punto di vista delle libertà o no? Questa è una domanda da ballarò o da... Ecco, io da ballarò, ecco, sì. Va bene, dato risponderò adeguando... Dato che siamo in un talk show, faccio il mio compito dalla lettera, che il presentatore deve interrompere e disturbare gli ospiti ogni tanto. No? Io vi ricordo di nuovo il numero, altrimenti il mio compito non è adeguato, così riuscite a mandarci anche i vostri commenti, che adesso ti pongo prima di farti rispondere. 334-31-00-999. Mi permetto di aggiungere solo che questo atteggiamento così polemico della filosofia incarnata da questi due ospiti di oggi pomeriggio è una novità del mondo accademico. Se voi ci seguite anche online, attualmente la discussione sta esplodendo perché le persone che non sono qui commentano le vostre parole che
stando in diretta grazie ai nostri volontari, replicando, intervenendo, commentando. Quindi questo per far capire che effettivamente, come diceva Regazzoni, gli strumenti ci sovrastano. Ma ti lascio subito la parola per la replica alla domanda firale di Simone. Sì, allora, a questa domanda, di cui sottolineo subito che non condivido l'impostazione stessa, ma ad ogni modo a domanda puntuale rispondo come se fossi da Lilli Gruber, appunto, risponderò dicendo che molto semplicemente non accetto il fatto che si utilizzi il nazismo come arma per legittimare il presente. Con ciò non è importante dire se era peggio o meglio, era male, non c'è più fortunatamente, vediamo il male di cui siamo abitatori oggi. Ma non oggi. Riesci a dire che preferisci la democrazia? Cioè, quindi è peggio? No, non dico questo, perché ciò mi indurrebbe a pacificarmi col mondo in cui vivo, perché sicuramente oggi, o probabilmente oggi, si sta meglio rispetto a 300 anni fa, però questo non deve essere utilizzato come argomento per santificare il presente di cui siamo abitatori, come tu, correggimi se sbaglio, tendi a fare nel tuo io discorso. Io dico, con tutti... Hai detto che era il migliore dei mondi possibili. No, migliore dei mondi possibili è una forma che non utilizzo. Che ha usato un altro, che ha usato certo, qualcun prima. Altro. Ma no, certo. Ma la questione davvero è diversa e per me abbastanza dirimente. Perché se tu mi dici, se io dico che la democrazia è meglio, la sto santificando, è una risposta non precisa. Io ti sto dicendo in termini di paragone, se tu mi sai scegliere il meglio rispetto a due, il che significa che quel meglio non è il bene, avrà tutti i suoi difetti. Io ti sto facendo una domanda comparativa. Benissimo. Faccio un'osservazione, uno può, e accetto la logica del mi sottraggo alla forma della tua domanda. Trovo che, che questa è la classica non risposta a questa domanda. No, guarda, però se uno si sottrae a questa logica, secondo me oggi alla responsabilità intellettuale di qualcuno che si prende gli applausi di un pubblico che vive in una democrazia liberale e non vivrebbe altrettanto bene in nessun sistema totalitario, che però ha un piacere estetizzante a non poterla sottoscrivere, quasi che fossero più intelligenti e coscienti questo minimo di distanza critica, che in realtà non è, perché questo è un luogo comune, mid-cult, veicolato da una certa filosofia, compresi Adorno e Horkheimer, tutta la dialettica dell'illuminismo è questa storia dove addirittura fin dal passato tutta questa società totalitaria sarebbe stata costruita. Se non ci liberiamo di questo, che è l'eredità più pesante, falsa, dei padri, cioè quegli stessi padri che poi hanno prodotto il peggio nel Novecento, a me sembra che non facciamo mezzo passo avanti. Possiamo starcene qui in spiaggia la sera, andarci a prendere l'aperitivo e dire però accidenti come questa società è terribile e il nazismo forse mi dava quel qualche cosa di più, però, perché almeno era un pugno in faccia diretto. Questo atteggiamento io lo trovo veramente teoreticamente squalificante. Sì, liberale, lascia parlare anche me. No, io non sono liberale. No, era una battuta. No, il punto è un altro. Cioè, la domanda è mal posta, mi spiego meglio, perché la vera libertà non è scegliere fra A e B, fra il nazismo e la democrazia massificata di cui siamo abitatori, ma la vera libertà è nel sottrarsi a questa scelta obbligata, discutendo criticamente entrambe le cose. Non bisogna cedere a queste forme di accettazione dell'uno e di rifiuto dell'altro. Si possono rifiutare entrambi. Non è che se io critico la democrazia di cui sono abitatore sto facendo l'apologia del nazismo. Mi sento però di dire, come già ho anche detto, che il nazismo esibiva apertamente i suoi crimini e la sua violenza. Hitler firmava i propri crimini. Oggi a chi dobbiamo dire grazie? Non ha mai firmato la soluzione finale. Beh, comunque sappiamo tutti chi era Hitler e cosa ha fatto. Se... Sì, ho capito. Però... il punto è questo, che molto semplicemente quello che volevo dire è che senza accettare l'uno anziché l'altro, ma rigettandoli entrambi, come ho già detto, dal mio punto di vista è molto più subdolo il sistema di cui siamo abitatori per il fatto che, ed è una domanda che puoi porre a molti tuoi concittadini o miei, a chi devono dire grazie per i tagli dei salari, per i licenziamenti, per l'innalzamento dell'età pensionabile, per quelle vere e proprie tragedie nell'etico che oggi si producono nell'anonimato deresponsabilizzante del mercato, quella sì la vera totalità del nostro tempo. Questo è il punto fondamentale, cioè il fatto che il sistema totalitario di cui siamo abitatori non produca le montagne di cadaveri tragicamente prodottesi nelle peggiori oscenità del Novecento, non vuol dire che questi cadaveri non ci siano, si producono in altre forme, in altri modi, ma sempre di violenza si tratta. Per cui quello che io mi sento di dire è attenzione a non utilizzare nevroticamente le tragedie del passato per rendere invisibili quelle del presente. Attenzione
attenzione a non utilizzare le tragedie fortunatamente superate per diventare ciechi rispetto alle tragedie che stanno avvenendo nell'odierno scenario di cui siamo abitatori. Questo intendevo dire, non vi era assolutamente alcuna volontà di sminuire e fare, ecco, questo era il punto fondamentale. Per cui sei abbastanza intelligente per aver capito ciò che intendevo dire, che non era una apologia. No, io non l'ho capito. L'ultima battuta ti dico qualcuno che invece ha risposto, ed era un filosofo che ha scritto Spettri di Marx, riabilitando una certa lettura di Marx. Jacques Derrida, che non era certo uno che faceva l'elogio della democrazia liberale, ma era un filosofo molto serio, uno dei massimi del Novecento, ed era uno che non rispondeva perché rifiutava le forme delle domande insidiose, a fronte delle domande più delicate politicamente, perché dovrebbe essere responsabilità del filosofo dare anche le risposte, quelle più difficili, posto di fronte alla domanda, ma se dovesse scegliere, era un altro contesto storico, tra il radicalismo islamista e la guerra di Bush, lei si schiererebbe? Lui dice, nonostante tutto, nonostante io abbia presente la complessità, il fatto che schierarsi possa essere pericoloso, eccetera, io non sottoscrivo quello che fa la democrazia americana, se devo scegliere tra la democrazia e l'islamismo radicale, io, responsabilità di filosofo, scelgo la democrazia nonostante tutto. Per me è pericoloso che un filosofo, di fronte a scelta, democrazia, nazismo, non risponda, io scelgo la democrazia nonostante tutto. Tu sei qualcuno che, come altri, un gruppo di intellettuali radical chic italiani, tra cui scrittori alla Wuming, eccetera, non hanno il coraggio di dire nonostante tutto scelgo la democrazia. E questo è un modo per inchiodare la filosofia al peggior Novecento. No, io ho il coraggio massimo di dire che rifiuto la democrazia occidentale di cui siamo abitatori, cioè che se devo scegliere fra l'Islam, come dicevi tu prima, radicale, e Bush, non scelgo né l'uno né l'altro, nel senso che non è obbligatorio stare da una parte. La tua posizione è chiarissima, no, cioè questo tema potremmo incagliarci per una mezz'ora. Certo che se chiamiamo democrazia Bush, allora viviamo davvero nel mondo orwelliano in cui slavery is freedom, quello non è democrazia, quello è una ipocrisia totale con bombardamento etico, interventismo umanitario e embargo terapeutico. C'è una oscenità mostruosa che chiunque ami la democrazia nel senso di Pericle e non di Bush. Quindi Derrida non aveva capito niente. Su questo aveva sbagliato. Chi pensa in grande può anche sbagliare. Cioè, è chiarissimo, ecco. Cioè, la posizione su questo punto degli interlocutori mi sembra molto chiara. Cioè, il quale Derrida sugli stati canaglia aveva detto anche cose interessanti che andrebbero rilette. In tutta la sua distanza siderale, cioè di fronte alla domanda di Regazzoni, Diego Fusaro risponde in questo modo e non fa un passo. Idem Simone Regazzoni, cioè. No, ma lui mi sta facendo un'intervista, lo ringrazio, mi fa domande. È diventato lui l'intervistatore. Ma quando uno non risponde bisogna spronarlo, no, diceva qualcuno. Mi fa piacere. Io non che ti faccio domande, rispondo alle tue. Tu rispondi. Mi sento doppiamente. È intervistato, quindi benissimo. Perfetto. No, invece io facevo riferimento a un paio di interventi che sono venuti dal pubblico che trasportano la questione di nuovo sul piano della filosofia, sul piano dell'intellettuale, non soltanto sul suo ruolo circa questa questione politica. Ributtano la domanda sul ruolo del filosofo e sulla questione, in due o tre domande, della merce di cui si parlava prima. Al di là di questa antinomia da cui non stavamo uscendo, rimane il fatto che due intellettuali che si confrontano su questi temi sono inseriti all'interno di un sistema di merci dal quale essi stessi difficilmente o forse sì riescono ad uscire, perché attraverso i festival e queste situazioni, attraverso i libri, attraverso gli articoli, attraverso i giornali, c'è una domanda che fa riferimento per esempio al ruolo degli intellettuali in televisione, che anche qui andrebbe secondo me indagato e capito di più. Allora io darei su questa questione dell'intellettuale, della filosofia e della merce la parola a entrambi per due battute senza picchiarvi, altrimenti rimango fregata essendo al centro. Oh, vai. Dirò una cosa piatta, la merce è cosa buona e giusta, tanto per dirla chiaramente.
c'è un discorso sulla merce vecchio, usurato, ha usato tutta una serie di parole, reificazione eccetera, che secondo me non avrebbero, dovrebbero nemmeno più avere cittadinanza in un discorso teoreticamente rilevante. C'è un libro molto bello, Il bene nelle cose, di Coccia, che io reputo uno dei giovani filosofi più importanti sulla scena internazionale, che ci dà una visione radicalmente nuova della merce. La merce non è il male, è oggi l'incarnazione del bene, è un discorso di tipo morale. Tutto il discorso vetusto, vuoto, incapace di comprendere le dinamiche reali, perché non c'è nessuno che non viva in un universo di merce, anzi, noi siamo un essere all'interno della merce, è un discorso che provoca un esorcismo di tipo intellettualistico e al contempo usufruisce di questo sistema. Tu per primo, che poi è il paradosso dell'intellettuale che dice questa democrazia fa schifo, però al di là di questo, tornando alla merce, la merce va affermata nel contesto del libro Pop Sofia. Io lo scrivevo chiaramente, la Pop Sofia è una merce che si pensa come merce e che si presenta come tale, pensandosi come un bene. Le merci sono oggi un bene fondamentale. La critica delle merci come momento dell'alienazione, del lavoro, il discorso marxiano, grazie, ma è pagina chiusa. Per questo io dicevo ci vuole una cesura rispetto alla memoria, perché ci rende incapaci di pensare in modo nuovo le cose. Il discorso della merce è uno dei discorsi più interessanti che ci siano oggi da pensare. Lo ha pensato uno, non un marxista, lo ha pensato un giovane che ha creato un nuovo paradigma. A me interessa questo tipo di paradigma. Oggi la filosofia per me si muove all'interno di questo paradigma. Questo non significa che io adesso debba usare un libro per fare dell'altro, che magari l'autore non sarebbe nemmeno d'accordo. Però un pensiero della merce al di fuori di una tradizione di tipo marxiano, oggi mi sembra possa cogliere di più la struttura del reale nelle nostre interazioni con esso rispetto all'esorcismo, perché poi esorcismo resta, perché nella pratica della produzione intellettuale tu operi in termini di merce, tu hai un contratto, hai le royalties eccetera. Poi è evidente che uno dà la risposta, sì questo è il sistema, io mi adeguo, lo contesto dall'interno eccetera, che è la posizione più comoda del mondo. Io vorrei posizioni un poco più scomode per i filosofi. Sulla questione dell'intellettuale, una parola, odio questa parola l'intellettuale. E odio tutta la retorica che anche ha messo in atto prima sulla televisione, come dire, ah, adesso siamo scaduti in televisione, facciamo il dialogo alto. Ma basta con questa retorica della televisione, cosa brutta. La televisione è stata uno dei fenomeni fondamentali per rendere l'Italia, tu che ami il nazional popolare, una nazione che parlava una lingua. Senza la televisione l'italiano non lo parlavamo. Primo, la televisione commerciale è quella che ci ha salvato da che cosa? Da sì un indottrinamento. Morin, lo spirito del tempo, ci mostrava che accanto alla cultura della Chiesa e dello Stato, esse sì indottrinanti, la prima cultura libera dove noi ci possiamo rapportare in termini individuali alla creazione di un nostro discorso è la cultura di massa. Senza le televisioni commerciali, oggi senza l'assetto audiovisivo negli Stati Uniti, non avremo le opere d'arte contemporanea più rilevanti, che sono le serie TV americane. Poi uno può dire che tutto questo è l'incarnazione del diavolo e continuare a vivere in termini di merce su questo discorso, ma non facciamo un passo avanti. Quindi filosofo oggi è qualcuno che pensa con queste cose, a mio avviso. L'intellettuale può fare il discorso che fai tu, in questo senso tu sei un perfetto esempio di intellettuale perfetto, ne hai la posa, ne hai l'habitus, hai questo elogio del dialogo, che non fatevi ingannare, in filosofia il dialogo così non esiste, non c'è neanche nel dialogo platonico, è qualcosa che ha a che fare con il polemos. Questa visione dialogica è una visione molto liberale, adesso ti lascio parlare, poi no, la filosofia è qualcos'altro, è anche prendersi a pugni, come era nella regole del gioco che io ho rispettato, spero di averle rispettate nel modo più puro. Era un ring questo, e quindi tu fai un po' più l'intellettualino. No, guarda, si può essere tranquillissimi, pacati e dire le cose più radicali e più dure senza bisogno di alterarsi, spazientirsi o menar fendenti. Questa è la mia prospettiva, naturalmente. Che non vuol dire rendere la filosofia pacificata, anzi il polemos riguarda i contenuti, non le forme verbali espressive tipiche, quelle sì di un dibattito da talk show televisivo. Si può dialogare amabilmente su posizioni, come stiamo facendo peraltro. Ti ricordi cosa fece Diogene il Cinico verso i sofisti? Sì, però vorrei poter fece così ai sofisti. L'ha fatto Diogene il Cinico, però tanto per dire. Vorrei poter sviluppare un discorso, se no non ha senso. Ti lasciamo chiudere anche perché stiamo esaurendo il tempo, quindi
Concludi pure e poi chiudiamo con una battuta di saluto. Mi ha colpito, in realtà non mi ha colpito, una frase che continuamente ritorna. In tutti i discorsi a un certo punto sempre ritorna questa frase. Bisogna chiudere con quella tradizione, quel paradigma, si diceva, legato a Marx e al marxismo. Ora, se la filosofia ha un compito è quello di porre in discussione quei luoghi comuni che il pensiero unico sottrae alla discussione critica. Ora, perché bisogna chiudere con Marx e con il marxismo? Chi l'ha detto? Chi ha detto che sono invecchiati? Sarebbero invecchiati, e avresti ragione tu, se non vi fosse più il capitalismo. Allora non avrebbe più senso alcuno il discorso di Marx di critica del capitalismo e il discorso delle eterogenee forme di marxismo che hanno criticato il capitalismo. Ma è quantomeno paradossale dire che siamo in un'epoca che non ha più bisogno di Marx e della critica al capitalismo, proprio laddove il capitalismo mai come oggi celebra le sue orge e celebra i suoi fasti. E celebra le orge, un'espressione di Marx, peraltro, no? Non uso io questa formula. Ciò detto, appunto, è una posizione, dal mio punto di vista, ad alto tasso ideologico. Si riscontra il decesso di un autore, di una tradizione, in realtà segretamente per favorirli, in una forma di esorcismo, come ben diceva Derrida nel libro molto bello che tu prima evocavi. Da questo punto di vista, permettimi di dire che io non soltanto non penso che la tradizione di Marx e dei marxismi sia esaurita, ma ritengo anzi che debba essere tanto più ripresa oggi nell'epoca post 1989. Il libro di Coccia, che è un bel libro sulle merci, che fa un discorso nuovo sicuramente, e premetto che a me non me ne importa nulla del paradigma della novità. In filosofia non è importante dire cose nuove, è importante dire cose sensate, perché la ricerca stessa del nuovo è in qualche misura una categoria interna a questa mega macchina della produzione che rincorre il nuovo continuamente, l'ideologia della novità a tutti i costi, della nuova marca, del nuovo prodotto. Importante è mantenere una posizione che abbia una tenuta critica, veritativa all'interno dell'orizzonte in cui siamo. Il discorso che si fa di elogio della merce, che anche tu prima facevi, è un discorso, secondo me, totalmente allineato con la mega macchina della produzione che prima dicevamo, che continua continuamente a inculcarci il dogma teologico per cui bisogna consumare merci e sopportare il mondo. Consumate merci e sopportate il mondo. La merce è Dio in terra. Io penso che non sia così. Io penso che invece occorra affermare criticamente, senza concessioni e inflessibilmente, il fatto che la merce produce tutte quelle patologie che mi ostino a chiamare con i nomi propri della tradizione di Marx, come reificazione, alienazione, feticismo. Da questo punto di vista occorre distinguere i beni dalle merci. La merce non è una cosa. Mi spiace dover ripetere qui, ma forse può essere utile, dato il contesto, anche la grammatica base di Marx. La merce non è una cosa, è un rapporto sociale la merce. La merce non è l'oggetto che hai lì davanti. La merce è un quid pro quo, dice Marx, pensare che la merce sia un oggetto astorico che sta lì. La merce racchiude, condensa al proprio interno un rapporto sociale preciso fra gli uomini, che è un rapporto sociale alienato che si regge sullo sfruttamento, sul feticismo, sulle forme di schiavitù salariata che, guarda caso, nel discorso rispettabilissimo che tu sviluppi non trovano alcuna eco, non trovano alcuno spazio, e che io invece penso debbano essere oggi più che mai tenuti presenti, già solo per il fatto che viviamo nella società più diseguale dell'intera storia umana. Giova che qualcuno lo ricordi ogni tanto che in questa seducente democrazia miracolosa si producono forme di squilibrio e di differenziazione sociale che sono le più marcate dell'intera storia dell'umanità dai sumeri ad oggi. Addirittura dai sumeri? Addirittura dai sumeri, anzi sumeri. Anche da prima se vuoi. Cioè siamo il peggio della storia, ormai siamo il peggio della storia. Per questo io non ho nostalgia del presente. Di senso storico, tu che sei un minimo di senso storico, bisognerebbe e passi il nazismo, ma che siamo proprio il peggio della storia sembra quasi caricaturale, c'è una punta di caricaturalità. Prendi l'ultimo di ogni società storica e confrontalo con il primo di quella società storica e confronta questo con l'odierna società, prendi l'ultimo uomo l'ultimo e prendi sumeri. Il più ricco di oggi, vedrai che c'è un gap, una distinzione tra l'ultimo dei sumeri e il ricco tra l'ultimo di oggi, tra il più misero degli uomini oggi e il più ricco dei banchieri apolidi della finanza, troverai che c'è una differenza che mai si era avuta nella storia dell'umanità. Ora, se il finsero e se il credettero, diceva qualcuno. Ma guarda,
Guarda, no, che, ma è oggettiva questa cosa? Ah sì, no, immagino che sia oggettiva. No, ma no, se tu no, non, non, della rispondere, prova di... non rispondere a tutte le provocazioni, no, Simone, negazioni, altrimenti io prendo, non ne usciamo ho questo più. Problema, prendo sul serio le cose, cioè se uno mi dice una cosa, anche se è una sciocchezza, no, ma io sono interessato serio. Perché questa cosa dei Sumeri lui non la sapevo, becca. Quindi io chiedo. No, ma a te sta a dimostrarmi il fatto che non è così, io sto facendo un'affermazione, tu dimmi che invece c'era più differenza. No, no, io chiedo perché non sapevo, non so dei Sumeri, quindi chiedo. Sicuro, cioè c'era una... No, ma io non sono uno storico. Ci ho detto, sugli intellettuali, le cose delle merci, certo che viviamo nel mondo delle merci, è certo che uno deve confrontarsi con il mondo delle merci, questo non vuol dire fare l'elogio del mondo delle merci, significa vivere all'interno di quel mondo e compiere il gesto critico fondamentale che è la secessione, anzitutto con la propria coscienza rispetto a questo ordine simbolico alienato di cui siamo abitatori. Cioè c'è chi può compiere l'anpassung, l'adattamento a questo ordine, dicendo che le merci sono buone, il bene sulla terra, che la democrazia occidentale è buona, e chi può, ed è una minoranza oggi, per fortuna la minoranza dissidente oggi non viene mandata al rogo o nel gulag o ad Auschwitz. No, compra ma merci viene, come gli altri, viene, ma fa il discorso contro le merci. Viene semplicemente diffamata, calunniata e silenziata, tramite la normalizzazione del tipo capitalistico che ti silenzia, ti ridicolizza appunto. Se tipo, osi non mettere ti fanno in discussione, pubblicare? Ma certo che pubblico. Ah, allora, quindi non vieni silenziato. No, ma non c'è bisogno di impedire ai dissidenti di pubblicare. Semplicemente ciò che vengono a dire viene dirottato immediatamente nei circuiti della merce. Lo diceva già Adorno, che tu non stimi, lo diceva già nella dialettica negativa. Il capitale tende a digerire ogni cosa, anche le voci critiche. Questo è il punto. Oggi, ripeto quello che dicevo prima, il punto fondamentale è questo: siamo in un sistema apparentemente morbido e flessibile, una levigata democratica non libertà, diceva Marcuse, tale per cui tu puoi dire tutto quello che vuoi, tanto esso è puntualmente irrilevante rispetto alla tenuta totalizzante di un sistema che non può essere scalfito dalla voce critica. Quando Giordano Bruno metteva in discussione il mondo di cui era abitatore, veniva mandato a rogo per il fatto che con quelle sue verità metteva in discussione a repentaglio la riproduzione sistemica del suo mondo. Oggi puoi dire tutto quello che vuoi, che tanto il sistema è a tal punto onnipervasivo che non viene minimamente messo in discussione dalle cose che dici. Se io dico che la merce è reificazione e alienazione, il discorso opposto, sia fatto da Emanuele Coccio, da Simone Regazzoni, verrà rimbalzato 200.000 volte su tutti i giornali, le TV, i mezzi stampa, a tal punto da essere normalizzato e da far apparire un discorso da folli, quello dissidente invece. Sì, questo lo trovo buono. Con ciò, aspetta, dico solo questo e finisco. Io rifiuto garbatamente la categoria di intellettuale. Io non sono per nulla un intellettuale. Questo siete d'accordo, mi sembra l'unico punto. Io sono totalmente contro gli intellettuali. Oggi gli intellettuali sono un ceto di riproduzione simbolica dell'ordine del potere che si muovono a banchi come i pesci, seguendo le correnti del politicamente corretto, dicendo che il mondo di cui siamo abitatori è il migliore o comunque il solo possibile, dicendo che appunto la democrazia di cui siamo abitatori non è il meglio ma è comunque il meno peggio, e queste cose qui che sentiamo continuamente ripetute dal mainstream mediatico. C'è una committenza non diretta ma indiretta da parte delle oligarchie finanziarie in tutto questo. L'ideologia simbolica oggi dominante è la copertura sovrastrutturale della struttura finanziaria dell'odierno capitalismo. Se oggi le oligarchie apolidi non hanno più bisogno dello Stato-Nazione, ecco che gli intellettuali al guinzaglio si inventeranno che le nazioni non sono mai esistite e che esiste solo il mercato transnazionale e così via. Per questi esempi, e se ne potrebbero aggiungere molti altri, io rigetto garbatamente la categoria di intellettuale, non sono un intellettuale, non voglio esserlo e non lo sarò mai, e preferisco perseguire la via dell'amore per il sapere filosofico come critica dell'esistente in nome di una ulteriorità nobilitante. Più che domande, sono arrivati dei commenti che si schierano con una delle due parti. Devo dire, per dire la verità, che Diego Fusaro ha dei fan sfegatati in platea. Pagati, ovviamente. Tutti pagati, probabilmente finanziati adeguatamente prima dell'inizio del dibattito. Io voglio, per chiudere questo incontro, con due intellettuali, malgré soi a questo punto,
chiudere con una battuta che ci rilancia un po' a questa sera e che così unisce questi incontri pomeridiani con quelli serali, con quelli degli altri giorni. Tutti questi appuntamenti sono votati ad una filosofia che non si limita ad aprire la cassetta degli attrezzi, dei classici e dei filosofi attuali o precedenti che hanno riflettuto sui temi della contemporaneità o affini alla contemporaneità, ma che si apre anche a dei linguaggi altri, al linguaggio della poesia, al linguaggio dell'arte, al cinema, alla letteratura di massa, alle serie TV, ai fumetti, insomma a degli esempi altri che ci vengono dal nostro contemporaneo e che ci aiutano a riflettere. Questa sera molte delle contraddizioni che sono emerse in questo dibattito saranno non raccontate, non spiegate, ma cantate e suonate dalla storia delle canzonette, che in realtà molte contraddizioni sociali le hanno raccontate attraverso la voce e la musica. Allora, la battuta di chiusura che vi chiederei proprio su questo, cioè qual è il linguaggio altro, non tanto che ci aiuta a decifrare il presente, ma che vi piace e vi appassiona nel vostro mondo al di là della speculazione filosofica che si fa nell'Accademia? Io dico di più, non c'è un linguaggio altro che preferisco accanto a quello dell'Accademia, eccetera. Io sono radicalmente per il linguaggio alto. Non trovo nulla di meglio, oltre altro che il discorso accademico su marxismo, eccetera, reificazione, per cui il mio interesse è pari a zero. Trovo interessante dal punto di vista filosofico, e qui per me è una differenza tra libri di filosofia, in cui si continua a fare la storia della filosofia, eccetera, eccetera, e testi filosofici. Qualcuno mi ha anche criticato, ma è evidente. Prendiamo, per non polemizzare sempre con l'amico Diego, un altro testo. Prendiamo una delle mode filosofiche di questi anni, il nuovo realismo di Maurizio Ferraris. Ecco, c'è più filosofia in una serie TV americana che in tutto il dibattito sul nuovo realismo. Forse su questo con Diego siamo anche d'accordo, perché ne avevamo parlato. Quindi i linguaggi altri oggi sono quanto di più stimolante e filosoficamente interessante vi sia. E se devo sceglierne uno, scelgo la serialità americana. Ci sono degli sporchi capitalisti in platea che applaudono. Rari però, Ma guarda, sul nuovo realismo, anch'io sono un critico del nuovo realismo e quindi su questo siamo d'accordo, anche se ne faccio una critica diversa da un punto di vista di ideologia, cioè il nuovo realismo rappresenta l'ideologia del nostro tempo con il suo imperativo al ritorno alla nuda realtà senza possibilità di uscita. Ciò detto, non so quale università tu abbia frequentato, perché in realtà di reificazione, alienazione, di Marx io in università non ho mai sentito parlare. Si vede che andavamo in università diverse, ma si parlava solo di Hayek, Popper e altri autori. Però si vede che abbiamo frequentato. Tu andavi forse al di là del muro di Berlino all'università. Io ho vissuto a Berlino Est quasi tutta la vita. Allora andava forte in quegli anni. Però sul fatto che la filosofia non sia accademica siamo d'accordissimo. La filosofia non si fa nelle accademie, ma si fa dialogando filosoficamente, si fa in ogni luogo, può essere buono per fare filosofia, lo diceva già Aristotele. Il fatto è che si può anche fare nelle accademie, ovviamente, ma non è che in accademia automaticamente ci sia la filosofia, su questo siamo d'accordo. Anzi, purtroppo riscontro sempre più spesso come gli dipartimenti di filosofia sono i luoghi in cui non soltanto si fa meno filosofia in assoluto, parlandosi soltanto di concorsi, titoli, giochi di potere e così via, ma peraltro succede una cosa frequentissima, devo dire non nell'università in cui lavoro, che invece ama la filosofia, in molte università invece nei dipartimenti di filosofia lo sport preferito è diffamare la filosofia, insegnare l'odio per la filosofia. Che è un caso unico, se ci pensate. Questo spot per l'università in cui lavori però è stato terribile. Dopo arrivano... No, perché c'è anche il collega e amico Massimo Donà, quindi, infatti siamo in spot per il San Raffaele, passato sotto. No, io non ho fatto nomi, li fate voi i nomi. Ecco.
Comunque. Non vuoi esporti su una tua passione extra filosofica? No, no, ma te ne posso dire i mille. I fumetti di Marx ci sono, eh? No, non li ho visti. No, ma a me piace Topolino. Ma non voglio che tu pensi che io disapprovi Topolino come. Però lo leggi con distanza critica. Lo leggo con distanza critica, quello sì. Tu invece senza distanza critica. No, io senza distanza critica. Topolino senza distanza critica. Però, ad esempio, è interessante come in Topolino siano smussati tutti gli angoli, no? Hai notato? È tutto tondeggiante, cioè, non c'è la contraddizione, l'avevi notato questo aspetto? Questo è pericolosissimo. E c'è l'happy end sempre, no? È curioso. Non hanno neanche i genitali. Nella riconciliazione con la società di mercato. Cioè, poi c'è quello sporco capitalista di Paperoni che però è simpatico tuttavia, quindi incute la simpatia per il capitalismo, potrebbe dire qualcuno, però no, non arriva. Avete a dire visto tanto. Poi dove si arriva, no. È abbastanza chiaro. Warner Bros. Il prossimo. No, ma Warner Bros., cioè, scusami se uso questa espressione lucacciana per parlare di Topolino e Warner Bros., cioè Warner Bros. E Disney sono, direbbe Lucas, due opposti in solidarietà antitetico polare, cioè dicono in maniere diverse la stessa cosa. Walt Disney dice l'happy end finale, cioè la riconciliazione con il sogno capitalistico della American Way of Life. Warner Bros. Pone in scena sempre il cattivo infinito, no? Dei conflitti fra. Ma voi che applaudite lo sapete che siete d'accordo con tutta questa roba. Questo è il succo però del discorso. Fammi finire, cioè, poi ti lascio ma ci rendiamo conto, c'è Warner sempre Bros. E ma fammi finire. Ovviamente però, chiedergli una battuta conclusiva è stato un errore. Ma ecco, fammi finire. Lui ci crede veramente a queste Chiudo. Cose. Crede Warner davvero Bros. Che Topolino presenta sia il conflitto. Così. Fai male tu a non crederci, no, cioè che pensi che sia un mondo così, è neutro. Warner Bros. Presenta sempre conflitti che non si risolvono. Risolvono mai Willy il coyote e Bit Bit, no? E così via. No, io me ne no, 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 ma è così, Cioè, adesso state a sentire che risoluzione. Vi parla di Willy il coyote. Per cui, ma no, non è che sono obbligato. No, no, adesso no, mi spieghi possono Willy il coyote a me e Bip che Bip. Dico questo, o possono credere a te che dici che no, è un no, mondo no, secondo me credono così. A te su Willy il coyote e Bip Bip, però me la devi spiegare. È un conflitto che non si risolve mai. E il conflitto che non si risolve mai è che è il cattivo infinito, non c'è mai il superamento dialettico. Certo. No, certo, no, no, cioè, ci credo. Certo. È una proposta interpretativa, se tu non sei d'accordo, no, no, dimmi no, la tua io, qual è. No, no, io non ce l'ho. Sono tutto orecchie. Non ce l'ho, non ce l'ho. Sono tutto orecchie io. No, no, non ce l'ho. Ma come, sei tu il pop filosofo? No, no, su Willy il coyote non mi sono ancora misurato. Ma cimentati perché. No, lo farò, ma mi fermo, non parlo stavolta. L'anno prossimo, stesso palco, solo cartoni animati come senti. Ok, studio. Grazie.